Compa, devi spostare la macchina in doppia fila. Che cazzo. E quest'oggi così abbiamo un capellone. Capellone. Non è Bob Marley? No. C'ha i capelli sparati, non è un Super Saiyan, ma è Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Che dire di questo Yu-Gi-Oh è la serie. Yu-Gi-Oh è la serie. E abbiamo scoperto che ho scoperto che sono 7 serie anime più 4 manga. Yugi, cioè lui il protagonista è Yugi Muto. Yugi Muto, quindi Muto. non parla lui. Yugi Muto. Che è successo a questo ragazzo? Niente, gli è stato dato un che cos'è? Un puzzle nell'antico Egitto che riassemblandolo lui acquista la un'altra personalità. Che si viene a scoprire che poi è la personalità di un faraone chiamato Atem. Che comunque sappiamo la storia, si sfidano a carte, giocano a briscola e a 31 e scalabrato. E a 7:05. Esatto. E giocano a Duel Monsters. Duel Monsters. Fronte della scatola abbiamo un blister a forma di triangolo rovesciato, un'immagine del nostro Yugi, della figure, la scritta Yu-Gi-Oh! Revo, poi all'angolo abbiamo Yu-Gi-Oh! Penso 20° anniversario. Il logo dell'anime di Yu-Gi-Oh! Proprio di Yu-Gi-Oh! Altre scritte: The Dark of the Dimension. Dark Side of Dimension. Yu-Gi-Oh! Revo Powered by Revoltech. Prodotto dalla Union Creative. Serie Vulcan Log. Sul fianco della scatola abbiamo un'immagine del nostro Yugi. Con il suo Duel Disc, con il quale poi giocano al Duel Masters. Dietro abbiamo diverse pose della nostra figure e tantissime scritte in giapponese. In basso abbiamo il Mago Nero, che poi probabilmente recensiremo, sorpresa, e i componenti che ci sono all'interno della scatola. Lateralmente abbiamo delle immagini, forse di alcuni componenti che troveremo all'interno e i movimenti che possono fare, poi andremo a vedere meglio appena apriremo la scatola. Sotto, altrettanto, alcuni movimenti della gamba, quanto a quello che vediamo. Numero di serie, credo che sia questo, un numero di telefono, non lo so. È scritto in giapponese. È scritto in giapponese, non so se è un numero di telefono, se volete provate a chiamarlo. Fateci sapere se rispondono. Ok. Nella parte superiore invece il logo Union Creative Vulcan Log. E abbiamo questo bollino qua. Apertura nella parte superiore della scatola. Che passiamo subito all'apertura. Abbiamo blister trasparente davanti e dietro invece il blister è nero. E allora, i componenti sono davvero tanti, quindi cominciamo a uscire il nostro Yugi. E allora cominciamo dal nostro Yugi. Guardiamo perché è una marca che ancora non avevamo recensito. Allora, vediamo un attimino i movimenti delle spalle del braccio. Allora, sto avendo un po' di difficoltà a muovere il braccio, ma sì. Ah, cioè, più di così poi mi si blocca il braccio. Gomito. Ok, no, il gomito invece è molto fermo, cioè basta da dei click quando si muove e rimane immobile. Il polso può ruotare così. I dettagli del vestito sono veramente
belli, guardiamo le piegature a livello della spalla, tutto il retro bello, fantastico, il viso, i capelli proprio di Julia, nel cartone ce li ha proprio così. Poi abbiamo sul braccio sinistro invece il dual disc, dove appunto andavano messe le carte nell'anime quando giocavano. Ha movimenti limitati, un po' come il destro, che ha degli scatti, ma dipende dal movimento, se non si fa attenzione proprio siamo bloccati. Effetto swish della sua giacca, voilà, come abbiamo visto poco fa. Il busto si piega? Il busto, vediamo. Vediamo il busto che si piega. E da, infatti, il clip è qua. E la testa ovviamente... Ah no, si muove su sfera, quindi si può alzare, abbassare e ruotare leggermente perché i capelli impediscono il movimento. I dettagli della sua cintura. Dopodiché, movimento della gamba. Attenzione a come è posizionata la sferetta del ginocchio, perché altrimenti non si può piegare. Movimento del piede, inclinazione in alto e in basso. Il piede si può leggermente ruotare. Porta cartolina, perché all'interno troviamo questa cartolina qua. Uno e due, da mettere qua, così. Due facce, oltre a quella già montata sul nostro Yugi. Due paia di mani. Queste paia servono per tenere in mano le carte, perché in dotazione abbiamo una carta singola che va inserita nella mano dove c'ha le tre dita per tenere la carta, quindi così. E la mano invece aperta qua, con l'aggancio per il mazzo di carte, o carta singola o il mazzo. E le mani a palma aperta, un paio di mani a palma aperta. Ultimo componente, anzi non ultimo perché poi abbiamo la pedana, questo qui non saprei come definirlo o cos'è. Diciamo una mezza base, perché va incastrato in esatto, piede. Perché va. C'è la fessura. C'è del la fessura. Sì, abbiamo due fessure sia sul piede destro che sul piede sinistro, dove andare ad agganciare questa mezza pedana. Oltre a quella semi base che troviamo, che abbiamo fatto vedere poco fa, abbiamo il braccetto, il nostro amato braccetto meccanico qua, bellissimo. Dove serve poi con l'aggancio ad abbracciare il nostro Yugi. Per sostituire le nostre facce, la nostra faccia al nostro Yugi, bisogna togliere il ciuffetto biondo di davanti, dopodiché tirare la nostra bellissima faccia in avanti, se ci ha fatto. Tira dall'orecchio destro. Orecchio destro. Cioè dalla tua destra. Okay, perfetto. Rimane così. E noi ci andiamo ad agganciare subito la faccia nuova. Voilà. Uno e due. E il nostro Yugi è cambiato di faccia. Ed ecco il nostro Yugi con agganciato al nostro piedistallo. La figure è alta 15 cm. Materiale PVC. Quindi ragazzi, questa è la figura di Yugi muto. Che dire, a me mi ha colpito tanto il mazzo di carte che hanno fatto di poter impugnare nelle mani. Sì, è carino. Un dettaglio particolare molto grazioso. Ma che è piaciuto. Molto bene, si agganciano facilmente, Si tengono molto fermo. Non cade. E purtroppo, peccato, l'unico appunto è il movimento delle spalle. Il difetto di questa figura che a noi non è piaciuto è il movimento limitato delle spalle, perché specialmente questo lo abbiamo visto, si muove ancora meno il destro, cioè un movimento limitato, perché io lo volevo mettere così parallelo, ma non ci sta perché il movimento è limitato.
Quindi che dire ragazzi, passiamo ai ringraziamenti. Ringraziamo sempre Daniele di Resolution Show, Antonio della Story Draghi, salutiamo Fabio, ciao, salutiamo Antonio, ciao Antonio, salutiamo Ignazio, ciao Antonio, ciao Antonio. Quindi ricordiamo sempre che in descrizione troverete tutto, sito Resolution Show, link del prodotto, link pagina Trio Qualupo e link della Story Draghi e link della canale del canale Antonio. Ci vediamo alla prossima riunione, ragazzi!